Ciao, oggi vi faccio vedere un modello che mi ha sempre incuriosito e che finalmente adesso sono riuscito a recuperare. Si tratta del Gerber Strongarm, un modello diciamo economico della Gerber, però sembra abbastanza bello da utilizzare per piccole uscite come coltello da campo. Intanto questo qui è quello tutto completamente nero, si può avere anche con la manicatura di colore verde o marroncino, tan. Arriva con un fodero in kydex, con vari tipi di attacchi smontabili. Il coltello, come dicevo, oltre ad avere la chiusura posteriore, è anche agganciato al kydex. Made in USA, abbiamo una manicatura in Kraton, da questo lato della lama abbiamo il marchio, il logo del modello. Da quest'altro lato, come vi dicevo, abbiamo la scritta Made in USA Portland ed in più niente, il codice del coltello. Se ricordo bene, la lama è in 440 e arriva fino in fondo, quindi la manicatura viene montata sopra e si impugna abbastanza bene. Ha un bel grip questo Kraton. La lunghezza totale è di 245 mm con una lama da 125 manicatura è lavorata 3D, vedete questa forma bombata anche di sotto. Diciamo che il coltello è abbastanza semplice, lineare, ma a me piacciono questi modelli perché effettivamente hanno la possibilità di usarsi per varie cose. Lo spessore è attorno ai 5 mm, quindi va anche bene. Inoltre è piatto, quindi se uno deve fare dei piccoli buttoning li può fare. La lama è nera, anche credo gli altri modelli, se ricordo bene, c'erano pure nera con questa copertura epossidica. Il coltello, se ricordo bene, non è costosissimo, comunque devo dire che per quello che offre è davvero un bel pezzo. Si impugna, come dicevo, abbastanza bene, anche la presa a reverse nel caso dovesse servire. Nel fondo abbiamo un foro per un lacciolo con eventuali frangi cristalli, o se uno dovesse rompere le pietre o qualcosa. E il pezzo è abbastanza bello. Questa parte qua è in materiale plastico, si distingue un po' anche il fondello, si distingue un po' dalla parte in gomma della manicatura. Se non si vuole spendere tanto, credo costi sotto i 100 euro, cioè è un modello effettivamente abbastanza bello e pratico. Gerber Strongarm.